Un saluto cordiale a tutte e a tutti. Ringrazio i promotori di questa lettura d'Antis per avermi invitato. In particolare esprimo la mia riconoscenza al professor Marcello Ciccuto, presidente della Società Dantesca Italiana. E grazie a tutti voi che siete in ascolto per l'attenzione con cui vorrete seguirmi. Il 28° dell'Inferno è il canto dei corpi squarciati o fatti a pezzi. Uno spettacolo che suscita orrore. E orrore tanto più grande perché davanti a noi non stanno cadaveri inerti, ma dei trapassati che parlano, si lamentano, gridano, si muovono. Non per questo ci preoccuperemo di individuare delle psicologie, come faceva la critica di primo e anche di pieno Novecento. Opportuno ricordare una indicazione complessiva di Giorgio Barberi Squarotti. Le figure dantesche valgono come altrettanti exempla. Non conta il loro carattere, contano i loro comportamenti, colti si intende sottospecie morale, negativi o positivi. Obiettivo di Dante, infatti, e indurre il lettore al rifiuto della condotta distorta e all'emulazione del bene. Gli spiriti della nona bolgia hanno agito in vita seminando divisione nelle due modalità dello scisma e dello scandalo. Come già chiariva un commentatore del 300, Guido da Pisa, lo scisma spacca la Chiesa, mentre lo scandalo lacera la società civile. Ebbene, i tormenti escatologici di queste anime corrispondono a tali conte. Il nesso fra delitto e castigo è qui di forte evidenza. Lo si avverte meglio dopo aver frequentato le visioni medievali dell'aldilà. Molte di esse prediligono proprio le inquadrature raccapriccianti di sevizie fisiche, con corpi offesi, dilaniati, fatti a brandelli, spappolati, ridotti in poltiglia. Ma le visioni non attribuiscono a quelle carni lasciate anonime una benché minima identità individuale. E soprattutto trascurano di collegare la punizione alla specifica trasgressione. Affibbiano diversi supplizi alla medesima categoria di dannati. O ripetono il medesimo martirio per categorie disparate. Non così Dante, e tantomeno in questo caso. Aveva ragione Francesco De Santis quando asseriva: la pena qui è immagine sensibile della colpa. I corpi spaccati o sfondati rappresentano sensibilmente le membra innaturalmente scisse della Chiesa o della compagine politica. Essi no. Per la sensibilità medievale, la Chiesa e lo Stato sono senza dubbio comunità spirituali, ma sono al tempo stesso e indissolubilmente comunità concrete, materiali. Di qui il successo dell'immagine del corpo come designazione metaforica del fenomeno comunitario, della sua integrazione, dell'armonia fra le parti.
La Chiesa non è vista come una somma di individui che vivono autonomamente la propria fede, e nemmeno come una labile colleganza di anime affine, è invece avvertita come corpo, sia pure sui generis. L'immagine risuonava già nel Nuovo Testamento. Secondo l'insegnamento di Paolo, Cristo è il capo e i suoi sono le membra. La nozione di un corpo ecclesiale è ben presente nell'Alto Medioevo. A partire dal XII secolo, inoltre, la Chiesa veniva denominata Corpus Mysticum, il corpo mistico di Cristo. E ci sono anche autori che attivano l'equazione comunità-corpo in relazione allo Stato. Giovanni di Salisbury, nel Policraticus, presenta la Res Publica come una specie di corpo e si compiace di svolgere analiticamente l'accostamento, collegando il principe al capo, il senato al cuore e così via. Tanto più si capisce la ritorsione che investe i dannati di Inferno 28. Appaiono divisi nelle loro membra coloro che hanno aggredito e lacerato le comunità corpi. In apertura di canto sta l'insistenza sull'ineffabilità. Nessuna lingua mortale, esordisce Dante, sarebbe in grado di restituire appieno quello che egli ha visto, data la debolezza del nostro sermone e della nostra mente. Uno scenario orrido, il poeta lo dispiega. Evoca i campi di battaglia della storia, i caduti nelle guerre del Mezzogiorno d'Italia, dall'antichità sino ai tempi più recenti. Ricorre anzi al cumulo fantastico di questi cadaveri. Addirittura anima tale moltitudine, in cui ciascuno esibisce i colpi subiti. Ma in conclusione, il poeta sottolinea l'insufficienza di questa stessa fantasia cruenta e iperbolica. L'ampio correlativo bellico è drasticamente relativizzato dall'avviso finale che ne denuncia l'inadeguatezza. Da equar sarebbe nulla il modo della nona bolgia sozzo. Registriamo un doppio passo in cui la somiglianza cede infine alla differenza. La responsabilità dell'artista è comunque quella di dire, di rappresentare, pur nella consapevolezza del dislivello tra la rappresentazione e la realtà. Lungo tutto il canto si avvicenderanno inquadrature insistite e alla grande scena d'insieme dei caduti innumerevoli nei conflitti del Mezzogiorno subentra per i singoli dannati la tecnica della figura intera e del primo piano. Dante non esita del resto a giovarsi dei codici letterari a disposizione. Sostanzialmente, l'epica classica e la poesia romanza delle armi. È con l'avallo di questi generi che Dante dispiega le sue diapositive, sia che prospetti uno sterminio incalcolabile, sia che converga su singoli individui orribilmente sfigurati. Dai precedenti latini e romanzi, egli attinge in particolare la morfologia delle ferite, morfologia articolata nella dualità del forato e del mozzo. Questa dualità era già presente nel trovatore Bertrand de Born e godeva del concomitante avallo di Virgilio. È ben vivo nella memoria di Dante un passo del sesto libro dell'Eneide,
il macabro ritratto del troiano Deifobo. Solo che in Inferno 28 le riprese da Virgilio e da Bertrand assumono un'inflessione diversa. Nessuna furiosa allegria di duelli e fendenti nel solco della prodezza cavalleresca, come in Bertrand de Born. Nessuna malinconica pietas del disastro delle vittime sulla scia di Virgilio. Nel poema escatologico, le vittime equivalgono a dannati in sempiterno e le offese sono quelle inferte, ben a ragione, da una giustizia infallibile. E l'orrore che domina si rivaluta in giudizio, in reiezione del peccato. Il peccato di queste anime, rovinoso per la vita comunitaria. La sfilata dei personaggi esemplari viene inaugurata dagli scismatici e in particolare dal fondatore dell'Islam, Maometto. I versi su di lui oggi ci mettono a disagio, ci disturbano. Vorremmo che Dante non li avesse mai scritti. E si può ben credere che riescano irricevibili a un lettore musulmano. Sembrano esprimere questi versi un certo medioevo cristiano e latino, una posizione chiusa, arroccata, intollerante. Dobbiamo tener conto comunque di due circostanze. La prima: la commedia dantesca riserva un trattamento di tutt'altro genere a tre esponenti dell'Islam: i filosofi Avicenna e Averroè, e un sovrano eminente come il Saladino. Sono tutti ospitati nel limbo, entro il castello dei Magnanimi. Qui Dante raccoglie i non cristiani che ammira. Non può salvarli, ma non si rassegna a emettere una condanna. Costruisce piuttosto per loro una sorta di pantheon della virtù naturale. Il riconoscimento reso ai tre islamici è più impegnativo. Non si tratta di pagani vissuti prima di Cristo, bensì di infedeli positivi che hanno conosciuto la fede cristiana e l'hanno respinta. Non di meno, essi ricevono onori non diversi da quelli tributati agli altri grandi. Avicenna e Averroè rifulgono per la loro statura speculativa. Averroè in particolare viene apprezzato in quanto autore del cospicuo commento ad Aristotele. Averois, che il gran commento fe. E occorre pur notare che non tutti al tempo di Dante accettavano la reputazione di Averroè come commentatore per eccellenza dei testi aristotelici. Tommaso d'Aquino, in un aspro scritto polemico, aveva definito questo filosofo arabo non già il commentatore di Aristotele, bensì il suo depravatore. Non scontata dunque la lode di Dante, che rende ad Averroè la sua statura di lucido esegeta. Quanto al Saladino, la menzione onorifica a suo vantaggio vuole presumibilmente confermare la ben nota liberalità. Nel convivio, infatti, Dante aveva celebrato Saladino come sovrano splendidamente liberale. Ed è da credere che sia rimasto dello stesso avviso a fase commedia. La disponibilità del canto quarto dell'Inferno verso il terzetto arabo-musulmano, esprime insomma un'apertura non indifferente. Anche se sussiste una precisa discriminante, che il canto 28 si incaricherà di far emergere. Il dialogo con l'Islam, per Dante,
può aver luogo sul terreno culturale ed etico, non però a livello religioso. La seconda circostanza da considerare. Dante si affida a una versione deformata della biografia di Maomè, versione presente anche in enciclopedie autorevoli, come lo Speculum di Vincenzo di Beauvais, o lo stesso Tresor di Brunetto Latini. Secondo tale ricostruzione biografica, arbitraria e tendenziosa, Maometto sarebbe stato dapprima un monaco e prelato cristiano, pronto a provocare uno scisma a motivo delle sue ambizioni deluse. Dante, insomma, avrebbe ignorato l'autentica fisionomia del profeta dell'Islam, promotore in realtà di un rigoroso monoteismo tra pagani. Effettiva ignoranza quella dantesca? In effetti il suo Maometto, che pure rimane a lungo sulla scena, non trova spazio per un indugio, magari brevissimo, sulle proprie vicende, passandole sotto silenzio. Oltre a ostentare la sua ferita, egli descrive la bolgia, esplicitando la colpa che vi è punita e il modo in cui è somministrata la punizione. Alla fine, per la verità, un avvenimento storico Maometto lo annovera, è in riferimento al crimine di scisma, ma è avvenimento di cui lui non è il protagonista, semmai ne è il profeta, perché quell'avvenimento deve ancora verificarsi. Si tratta della fine tragica di uno scismatico del Basso Medioevo, Dolcino Tornielli di Novara, capo della setta pauperistica degli apostolici. Maometto affida a Dante un messaggio per Fra Dolcino affinché costui si provveda di consistenti vettovaglie e sostenga così nel suo rifugio montano l'accerchiamento del vescovo di Novara senza essere costretto all'arresa per fame. Una solidarietà nel peccato, è stato detto. Oppure potremmo opinare un espediente per mettere all'inferno Dolcino, che doveva morire solo nel 1307, una certa distanza, insomma, dall'epoca fittizia del viaggio dantesco. Come che sia, è innegabile l'azzeramento della differenza storica. Intanto per l'apertura di un corridoio di comunicazione tra esponenti di epoche diverse, ma soprattutto per la tendenza a leggere il passato a partire dall'esperienza presente. Dolcino, predicatore intemperante, in rottura con la Chiesa e alla fine asserragliato sul Monte Rubello, è un tipo che appartiene al Basso Medioevo. Il ribelle allergico all'istituzione religiosa, indisponibile a ogni prospettiva di riconciliazione, e risoluto a ergersi e, se necessario, a schiantarsi contro quell'autorità potente e suscettibile. La simpatia del Maometto dantesco per Dolcino è sintomatica. Il promotore di un unico Dio presso popolazioni idolatre, viene assorbito entro l'orbita dei predicatori eterodossi tardo-medievali. Costoro sorgevano in seno alla Chiesa. La loro aggressività era quella di credenti delusi, soprattutto scandalizzati dai vizi degli ecclesiastici. Nei confronti di Dolcino, Maometto assume la posa di un fratello maggiore, consigliando il da farsi. In realtà Maometto viene pensato sulla falsariga di Dolcino e consegnato una volta per tutte alla sigla di sabotatore interno, di emersore di un'unità religiosa coincidente con una società nel suo insieme.
Con il secondo interlocutore della processione macabra, Pier da Medicina, si consolida il riferimento all'attualità, in questo caso alla cronaca. Oscura cronaca, a tutt'oggi priva di riscontri significativi, eppure cronaca dal poeta fortemente rivalutata. Questo personaggio pressoché sconosciuto, di cui continuiamo ad avere solo scarsissime notizie, sortisce nel canto 12 terzine, quasi quanto l'iniziatore del terzo e grande monoteismo. Qui ne erano toccate 14. Se nello scismatico Maometto, riplasmato a immagine e somiglianza di Dolcino, si consumava una lettura attualizzante del passato, adesso si determina la messa in pari di storico e cronachisti, dovuta in definitiva allo stesso Movente. Lo definiremo questo Movente con le parole di Anna Maria Chiavacci Gavardi: la dignificazione del presente come tempo forte ed esemplare. Vero è che il testo non offre alcun riferimento alla vita di questo dannato, nemmeno una singola azione, tale magari da riassumere una carriera intera nel segno di un misfatto caratteristico. Pier da Medicina è un personaggio privo di biografia, così come lo è Maometto, ma le ragioni della lacuna stavolta devono essere altre. In definitiva, ciò che risalta anzitutto di Piero è il suo legame con la Roma. Ed egli si diffonde, appunto, su fatti clamorosi accaduti in quella regione. Lo si direbbe un personaggio vedetta, il testimone di un contesto geografico particolare. Nel caso specifico, un contesto che si è distinto nel presente come nel passato per casi eclatanti di discordia civile. La Romagna è un'area sconvolta da una conflittualità endemica, come si vede nella vicissitudine dei due maggiorenti da Fano, Guido del Cassero e Angiolello da Carignano, convocati per un abboccamento da Malatestino, tiranno di Rimini. In realtà, Malatestino li attira in un tranello. All'appuntamento Guido e Angiolello vanno per mare navigando sotto costa e la trappola scatta sulle acque davanti a Cattolica. Le disposizioni impartite dal mandante ai sicari vogliono annegamento. Quella dei due nobili cittadini da Fano è dunque una morte per acqua, che porta a evocare il contesto sovraordinato del Mediterraneo, a sua volta gremito di insidie e agguati. Eppure in tutto il Mediterraneo, entro la latitudine che si estende da Cipro a Maiorca, il crimine commissionato da Malatestino non teme confronti. Tra l'isola di Cipri e di Maiolica non vide mai si gran fallo Nettuno, non da pirate, non da gente argolica. Il grande mare percorso da malfattori proverbiali, siano saraceni efferati oppure greci infidi, è solo la periferia del vortice criminale, mentre il suo centro sono proprio le acque di Romagna, sicché l'apertura i vasti orizzonti non fa che rafforzare l'allarme per la degradazione della provincia italiana, punto acuto del dissesto del mondo. Quando sul delitto di Malatestino cala il sipario, Pier da Medicina rivela l'identità di un suo compagno, Caio Curione, il tribuno della plebe, fiancheggiatore e istigatore di Cesare. Il contatto fra Piero e Curione
produce un altro effetto di appiattimento storico, per dirla con Gianfranco Contini. Un personaggio medievale si rivolge a un romano antico. Il primo appartiene alla quotidianità minuta, il secondo alla grande storia. Nella convulsa transizione dalla Repubblica Romana all'Impero, Curione aveva convinto Cesare a deporre gli indugi, attraversare il Rubicone e puntare su Roma. Il consiglio di Curione era stato immortalato da Lucano nella Farsalia. Tolle moras, semper noquit differre paratis. Un verso che acquista un sapore di attualità una volta trasferito dal latino della Farsalia nel volgare del poema dantesco. Questi, il dubitar sommerse in Cesare, affermando che il fornito sempre condanna l'attender sofferse. Come mai un fautore dell'impero come Dante condanna un seguace di Cesare e proprio per aver incoraggiato l'ascesa di Cesare, l'ascesa al potere supremo? L'interrogativo è tanto più pressante perché un altro scritto di Dante, l'Epistola VII, inviata all'imperatore Enrico VII di Lussemburgo il 17 aprile 1311, assume le parole di Curione in accezione positiva e se ne serve per spronare Enrico a rompere gli indugi e a muovere contro la città di Firenze, a lui ribelle. Dante dunque si sarebbe contraddetto? Sino a qualche tempo fa la maggioranza degli interpreti negava la contraddizione, giustificando la dannazione di Curione con le intenzioni spregevoli del tribuno. Costui era stato esiliato dal Senato romano e desiderava provocare una violenta umiliazione dei suoi giudici. Giusta la causa di Cesare, immorale il movente di Curione. Questa interpretazione oggi non è più scontata. In un suo volume, uno studioso della tempra, Umberto Carpi, ha motivato la presenza di Curione nella Nona Bolgia con un temporaneo riavvicinamento di Dante ai Guelfi Neri al potere a Firenze. Non possiamo in questa sede affrontare la questione, ma abbiamo il dovere di segnalarla. Ciò che possiamo dire è che in questo passo aleggia il sentore di un luogo dominato dal demone della discordia. Un luogo che non è solo la Rimini antica, ma anche quella medievale dei tiranni, mendaci e assassini. L'ambientazione romagnola suscita a seguire quella toscana. Il testimone passa al fiorentino Mosca de Lamberti, uno dei leader della fazione ghibellina. In una riunione della consorteria degli Amidei, di cui i Lamberti facevano parte, questo partitante aveva proposto l'omicidio di Buondelmonte, reo di una grave offesa agli stessi Amidei. In questo modo, Mosca aveva innescato a Firenze una spirale di violenze tra ghibellini e guelfi. Il supplizio a cui è sottoposto Mosca attiene alla sfera non del forato, ma del mozzo. Gli sono state tagliate ambedue le mani. Mosca, prendendo a parlare, solleva in alto i moncherini, come ad accompagnare le sue parole con quel gesto. E i moncherini sanguinano, gli sporcano la faccia. A mio avviso c'è qui un riferimento all'actio dell'oratore, il quale, come volevano i manuali di retorica, doveva accompagnare la sua enunciazione con gesti eloquenti. Il maestro di Dante, Brunetto Latini,
aveva scritto una retorica, volgarizzamento del De Invenzione di Cicerone. E nelle sue pagine Donetto aveva insistito sull'importanza per l'oratore di calibrare il portamento della persona e delle membra, adeguandolo all'argomento in questione. Non senza proporre esempi sui movimenti delle braccia e delle mani. I versi danteschi sui moncherini di Mosca sembrano una caricatura atroce di un gesto dell'oratore, il quale leva in alto le mani per chiedere ascolto. Mosca, stavolta, nella Nona Borgia, non ottiene consenso, a differenza di quanto era avvenuto nella riunione degli Amidei. Si attira invece una dura replica di Dante. Aveva ammesso, questo dannato, che il suo consiglio era stato un malseme per la gente tosca. Ma c'era ancora qualcosa da dire, e Dante non esita. E io li aggiunsi, e morte di tua schianta. Un vero e proprio rinfaccio. Dopo la sconfitta di Re Manfredi a Benevento e il crollo verticale delle azioni dei ghibellini in Italia e a Firenze, i Lamberti erano stati banditi in perpetuo dalla città del Giglio. Mosca vorrebbe rimuovere questo disastro di una stima, ma il pellegrino si sente in dovere di rammentarlo. Lo scarto tra l'episodio di Mosca e quello conclusivo di Bertrand de Born è evidente e viene marcato dal poeta stesso con due terzine di transizione squisitamente metadiscorsive, le quali indiziano il carattere particolarissimo della scena imminente. Il nuovo spettacolo, in effetti, si distanzia dagli altri e per più di una ragione. Intanto esso riesce non solo orrido, ma inverosimile. O meglio, ripresenta quel misto di orrido e inverosimile di molte apparizioni della Borgia, ma lo ripresenta rafforzando il secondo dei due vettori. In Bertrand decapitato e con il capo in mano a guisa di lanterna, l'inverosimile assume un rilievo enorme. Tanto che nelle due terzine metadiscorsive di cui parlavamo, il poeta insiste sul suo disagio a riferire qualcosa che avrà tutta l'aria di una menzogna. Con ciò l'orrido è già in qualche modo smussato, se non altro perché non detiene più una egemonia assoluta. Ma un suo più deciso allentamento è provocato dall'eclissi della volgarità, di quel sozzo attivo da subito nel canto e ancora riscontrabile nel ritratto di Mosca. Il modo con cui la condizione di Bertrand viene dipinta, non si può dire ributtante. Niente sangue, niente arterie tronche e sgocciolanti, niente nervi disgustosamente sfilacciati. La violenza inaudita del supplizio non comporta indecenza. In questo modo si determina nell'atmosfera sempre atroce una sensibile verticalizzazione, tanto che De Sanctis non esitava a parlare di sublime dell'orrore. L'ammaestramento adesso non punta più sullo schifo suscitato nel lettore, si affida invece a un orrore di tono alto, nuova leva pedagogica, non meno efficace. L'innalzamento di tono riesce del resto adeguato all'enunciatore di turno. Bertrand era un grande feudatario e un poeta di spicco. Qual è il suo delitto? Cominciamo dal fatto che Bertrand
ha sabotato con la sua istigazione al contenzioso il vincolo tra un padre e un figlio, Enrico II d'Inghilterra e il suo primogenito Enrico, detto il re giovane perché aveva già ricevuto nominalmente la corona. Si è rilevato che l'ottica selettiva di Dante esclude gli ulteriori dissidi che pure erano stati suscitati dallo stesso incontenibile istigatore, vale a dire gli urti tra i fratelli della stirpe dei Plantageneti. Conta qui soltanto l'attentato a un rapporto verticale. E facciamo ancora attenzione. Nel caso di Enrico II e del re giovane, la polarità tra padre e figlio si cumula con quella tra il sovrano e l'erede. Non si comprende l'estremo segmento di Inferno 28 se si ignora la sua dimensione civile. Si conclude in esso il sondaggio sulla disunione della società avviato con l'episodio di Pier da Medicina e svolto nelle due inquadrature successive. E si conclude questo sondaggio esplorando il grado alto delle relazioni politiche. Ma dobbiamo considerare inoltre che la rivolta di Enrico era divenuta insurrezione dei molti che l'avevano seguito. Il contenzioso si era allargato, era divenuto quello tra l'autorità suprema dello Stato e una parte dei suoi sudditi. Per Dante lo Stato è una struttura gerarchizzata, a piramide. Alla sua sommità sta un'unica guida a cui la base deve riferirsi. E può darsi che Dante qui abbia attinto all'immagine che poneva il principe come capo, i sudditi come membra, quell'immagine che abbiamo rilevato nel Policraticus di Giovanni di Salisbury. Se così fosse, il contrappasso subito da Bertrand de Born si innesterebbe su una metafora politica consolidata. La divisione che Bertrand subisce ha un suo riverbero nel linguaggio. Il Bertrand escatologico, non in memore della sua antica levatura poetica, si esprime con elevatezza, parafrasando le lamentazioni bibliche, e ancora annoverando il conflitto tra il re Davide e il figlio Assalom, messi l'uno contro l'altro da un consigliere di corte, Achitofel. Eppure questa sublimità del dire subisce delle incrinature vistose. Bertrand esordisce con un lamento, «Oh me!». Ora la commedia usa altrove la forma «Oh me!». Ma all'altezza di Inferno 28 questa interiezione viene nettamente separata in due monosillabi, o me. Come confermano importanti editori moderni, Giavandelli, poi Petrocchi, adesso Belloni. Questa scissione è sottolineata dal gioco metrico accentuativo, poiché i due monosillabi sono collocati in punta diverso, in decima e in undecima sede, questo produce una rima franta con ritrarsi dell'accento sulla prima sillaba. I compagni di rima sono infatti come e chiome, ma in questi rimanti l'accento è quello consueto, grammaticale, mentre in ome l'accento innaturale sottolinea lo spappolamento della parola in due tronconi. Analogo il caso del verso 135, che diedi al re giovani mai conforti. È la definizione della colpa di Bertrand, con un endecasillabo abnorme, a scansione deviante, dato che quarta e quinta sillaba
sono entrambe toniche. L'irregolarità prosodica non interviene ancora nel primo emistichio considerato a sé, che è perfettamente a norma nel suo andamento di quinario tronco. Sembra profilarsi un canonico endecasillaba minore. Ma su questo incipiente endecasillaba minore interviene il vultus di una quinta sillaba tonica a inaugurazione del secondo emistichio. La cesura non articola armoniosamente l'endecasillaba, ma piuttosto lo spacca, con lacerazione, fra l'altro, anche di un sintagma organico come re giovane. La divisione nella società si rispecchia nella spaccatura metrica. Canto 28. Chi porria mai, pur con parole sciolte, dicer del sangue e delle piaghe appieno, che ora vidi per narrar più volte. Ogni lingua per certo verria meno, per lo nostro sermone, per la mente, canno a tanto comprender poco se. Se saunasse ancora tutta la gente che già in sulla fortunata terra di Puglia fu del suo sangue dolente, per i troiani e per la lunga guerra che dell'anella fe si alte spoglie, come Livio scrive, che non è, con quella che sentio di colpi doglie per contastare a Ruperto Guiscardo. E l'altra, il cui ossame ancor s'accoglie a Ceperano, laddove fu bugiardo ciascun pugliese, e là da Tagliacozzo, dove senz'arme vinse il vecchio Alaro. E qual forato suo membro, e qual mozzo mostrasse, dai qua sarebbe nulla il modo della nona bolgia sozzo. Giaveggia per mezzul perdere o nulla, com'io ridunno, così non si pertugia, rotto dal mento infin dove si trulla. Tra le gambe pendevan le minugia, la corata pareva, il tristo sacco che merda fa di quel che si trangugia. Mentre che tutto in lui veder m'attacco, guardommi, e con le mani aperse il petto, dicendo: Or vedi com'io mi dilacco, vedi come storpiato e maometto. Innanzi a me sembrava piangendo Alì, fesso nel volto, dal mento al ciuffetto. E tutti gli altri che tu vedi qui, seminator di scandalo e di scisma fuorvivi, e però son fessi così. Un diavolo è qua dietro che n'accisma sì crudelmente al taglio della spada, rimettendo ciascuno di questa risma. Quando avem volta la dolente strada, però che le ferite sono richiuse, prima ch'altri dinanzi. Ma tu chi sei? Che su uno scoglio muse, forse per indugiare a dire la pena che è giudicata sulle tue accuse. Né morte il giunse ancora, né colpa il mena, rispose il mio maestro a tormentarlo, ma per dar lui esperienza piena a me, che morto sono, convien menarlo per lo inferno qua giù di giro in giro. E questo è vero, così come io ti parlo. Più fuor di cento, che quando l'udiro s'arrestarono nel fosso a riguardare, per meraviglia, obliando il martirio.
concordia fra Dolcin dunque che Sarmi, tu che forse vedrai il sole in breve, essendo non buon qui tosto seguitarmi, sei di Viganda, che stretta di neve non rechi la vittoria al Noarese, che altrimenti acquistar non sarebbe bene. Poi che l'umpie per girsene sospese, Maometto mi disse esta parola, indi a partirsi in terra lo distese. Un altro, che forata avea la gola e tronco il naso infin sotto le ciglia, e non avea mai un'orecchia sola, ristato a riguardar per meraviglia con gli altri, innanzi agli altri aprì la canna, che era di fuor d'ogni parte vermiglia, e disse: o tu cui colpa non condanna, e cui lo vidi sulla terra latina, se troppa simiglianza non mi inganna, rimembriti di Pier da Medicina, se mai torni a vederlo dolce piano, che da Vercelli a Marcabò di china. E fa sapere ai due miglior da Fano, a Messer Guido e anco ad Angiolello, che se l'antiveder qui non è vano, gittati saranno fuor di lor vasello e mazzerati presso la cattolica, per tradimento d'un tiranno fello. Tra l'isola di Cipri e di Maiolica non vide mai sì gran fallo Nettuno, non da pirate, né da gente argolica, quel traditor che vede pur con l'uno, e ten la terra che tale qui meco vorrebbe di vedere esser digiuno, farà venirvi al Parlamento seco. Poi farà sì che al vento di Focara non sarà lor mestier voto né prego. E io a lui dimostrami e dichiara: se vuoi che io porti su di te novella, chi è con lui dalla veduta amara? Allora pose la mano alla mascella d'un suo compagno e la bocca gli aperse, gridando: questi è Besso e non Favella. Questi, scacciato, il dubitar sommerse in Cesare, affermando che il fornito sempre con danno intente l'attender sofferse. O quanto mi pareva sbigottito con la lingua tagliata nella strozza, curio che a dir fu così ardito. E un'ultima, che avea l'una e l'altra man mozza, levando i moncherin per l'aula fosca, sì che il sangue facea la faccia sozza, gridò: ricorderati anche del Mosca, che disse l'asso: capo a cosa fatta, che fu malseme per la gente tosca. E io gli aggiunsi: è morte di tua schiatta, perché egli accumulando duol con duolo, sentiò come persona trista e matta. Ma io rimasi a riguardare lo stuolo, e vidi cosa ch'io avrei paura, senza più prova, di contarla solo, se non che coscienza m'assicura la buona compagnia che l'uomo francheggia sotto lo sbergo del sentirsi pura. Io vidi certo, e ancor pacco che lo veggia, un busto senza capo, andarsi come andava gli altri della trista greggia. Il capo tronco tenea per le chiome, peso con mano a guisa di lanterna. E quel mirava noi e dicea: oh me! Dicea di sé, facea a se stesso lucerna, ed erano due in uno e uno in due, come esser può, quei sa che si governa. Quando diritto al piede del ponte fue,
levò il braccio alto, con tutta la testa, per apprestarne le parole sue. Che fuoro, or vedi, la pena molesta, tu che spirando vai, veggendo i morti. Vedi s'alcuna è grande come questa. E perché tu di me novella porti, sappi chi son Bertrand dal Borgno, quelli che diede al re, giovane, mai conforti. Io feci il padre e il figlio in sé ribelli, Achitofel non fe più d'Absalone e di David con malvagi puntelli. Perch'io partì così giunte persone, partito porto il mio cerebro lasso dal suo principio che in questo tronco. Così s'osserva in me, lo contrapasso. Grazie a tutte e a tutti per avermi ascoltato.